Andrea Giovi, settimana importante per la Emma Villas Siena, c'è un grande evento, il Volley Day, venerdì 22 settembre, arriva qui al Palaestra la Sir Safety di Perugia. Perugia è una squadra ovviamente che conosci molto bene, sei nato a Perugia, hai giocato lì per tanti anni. Quali sono le tue sensazioni a pochi giorni da questa gara? Ma di sicuro sarà una settimana importante, ci avvicineremo gradualmente a un test che vedrà, ci farà vedere a che punto siamo, anche in vista dell'inizio del campionato, quindi sarà sicuramente una giornata importante sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista dell'entusiasmo che porterà Perugia al Palaestra. Speriamo di trovare tante persone che seguiranno questa bellissima giornata. E noi in campo speriamo di dare un bello spettacolo insieme ai ragazzi di Perugia. Le emozioni da perugino e da ex della squadra, ora che indossi la maglia della Emma Villa Siena, a riaffrontare Perugia, quali sono? Ma di sicuro sarà piacevole e strano. Io sono già tornato al Pala Evangelisti lo scorso anno con Verona e è stato bello tornare a Perugia, rivivere l'entusiasmo che avvolge in questo momento la Sir. Quindi sono contento di rivedere tanti amici e speriamo appunto ecco, di divertirci uno di fronte all'altro con la rete in mezzo. Come sta andando questa avventura a Siena? Sei arrivato a Siena in questa stagione? Credi nel progetto? Per il momento avete giocato quattro amichevoli, siamo ovviamente all'inizio del percorso stagionale, cosa ne pensi? Ma sicuramente siamo una squadra in costruzione, siamo un buon gruppo, stiamo lavorando bene, abbiamo visto già dei progressi dalle prime amichevoli a quelle fatte appunto questo weekend a Sora. Abbiamo ancora tanto da fare, però la strada è quella giusta, il percorso tracciato è chiaro a tutti noi, abbiamo uno staff che riesce a tenere appunto la barra dritta e quindi speriamo di raggiungere i traguardi che ci siamo prefissati tutti. Due amichevoli con Tuscania, entrambe vinte, poi il Memorial Nonno Gino a Sora contro due formazioni di Superlega. Quali sono secondo te gli aspetti più positivi fino a questo momento? Ma di sicuro la seconda partita con Tuscania è stata un indice positivo perché abbiamo visto il miglioramento appunto del lavoro che abbiamo fatto da una settimana all'altra in alcune fasi di gioco. A Sora abbiamo espresso una pallavolo secondo me diversa nelle due giornate. Con Latina la prima partita siamo stati un po' contratti, fallosi, magari anche, sai, era la prima volta contro una squadra di Superlega, quindi un po' non abbiamo brillato in qualcosa. Con Sora, secondo me, a tratti abbiamo fatto delle buone cose, siamo stati un po' più continui, abbiamo messo in campo una pallavolo migliore. Ovviamente purtroppo questo non è bastato, sono state cose andate bene, altre andate meno bene, però sappiamo quali sono le cose su cui dover lavorare e di sicuro saranno quelle che miglioreremo. Venerdì qui al Palaestra ci saranno Zaitsev, Atanasievic, giocatori di livello internazionale. Quanto è importante per voi confrontarvi con loro in una fase di precampionato come questa? Ma ovviamente secondo me la partita di venerdì deve essere uno stimolo per tutti noi per potersi divertire, per confrontarsi con una squadra oggettivamente più forte di noi. In questo momento sicuramente dobbiamo essere bravi, avere lo spirito garibaldino di chi non ha niente da perdere, come non hanno neanche loro, perché comunque è un amichevole precampionato e dobbiamo goderci appunto ogni momento perché partite di questo livello tecnico, credo che durante l'anno arriveranno molto tardi, quindi questa è un'occasione importante per sì, appunto per vedere a che punto siamo tecnicamente, ma di sicuro dobbiamo godercela tutti dal primo all'ultimo momento perché giocare queste partite è bello. Spero di poterne giocare tante con questa maglia e speriamo di arrivare in fondo e giocarcele tutte. Andrea, lo scorso anno c'erano tantissime persone, ci sono state tantissime persone a vedere il Volley Day contro Perugia. Che messaggio lanciamo agli appassionati di pallavolo, ai tifosi dell'Emma Villas Siena? Sarà un pomeriggio di pallavolo anche per i ragazzi, per i più giovani che potranno sin dalle ore 14, dalle ore 16 entrare al Palazzetto dello Sport e giocare, palleggiare anche con voi e divertirsi.
Ma io ero venuto 2 anni fa all'amichevole appunto a Siena, al primo Volley Day, credo, e ho visto appunto un entusiasmo importante. Credo che potrebbe essere un'occasione utile a tutti i senesi, al pubblico, agli appassionati, di vedere una bella pallavolo, di vedere tanti campioni e sicuramente una giornata coinvolgente. Speriamo che appunto i tifosi senesi vengano numerosi al palestra.